penso una splendida giornata di sole e i bambini hanno fatto veramente uno scenario qui a Poggio della Stella splendido. Si sono divertiti, la location è veramente bellissima e dai, diciamo che le fatiche sono tante, domani ci aspetta la regina, la Gran Fondo Mare e Monti, e non potevo non fare da cornice la gara dei giovanissimi. Domani ci saranno esordienti, allievi, juniores, elite, la gara amatoriale. Penso che più di così il mio team non poteva fare. Attendiamo domani e speriamo in un'altra bellissima giornata come è stato questo inizio. Volevo dire che noi con il team bike Civitavecchia devoliamo oggi il ricavato delle società al tumore al seno. Oggi fantastica esibizione di questi campioncini, ospiti qui in questo splendido agriturismo di Dolfa, organizzata come al solito magistralmente da quel vulcano di passioni che sono Vanessa Casati con Vladimiro Tarallo. I bambini hanno fatto il resto, perché come dico sempre non c'è spettacolo più bello di vedere questi campioncini esibirsi. E niente, complimenti di nuovo a tutti e soprattutto a Vanessa, a Vladimiro e a tutto il team bike Civitavecchia. Questa è stata la settima prova del Baby Cross Trofeo Bruno Vallorani e come dicevo prima, ennesimo grande successo, 180 iscritti, 165 bambini alla partenza, basta guardare la cornice, cosa bellissima assistere, come dicevo già prima, a questa manifestazione, perché vedere i genitori, i parenti, tutti i compagni di squadra che tifano per i loro amici, i loro compagni di squadra, anche i loro avversari, è bellissimo, è una cosa fondamentale per lo sport e per il ciclismo giovanile. Avanti così! Ricordo a tutti che la settimana prossima, sabato 15, c'è la prova regionale Trofeo CONI organizzata dagli amici della Tirreno Bike di Cerveteri, e invece la domenica successiva, cioè il 16, la seconda prova Baby Strada organizzata dagli amici della Vosca Velletri. Intervenite numerosi, perché come comitato regionale stiamo facendo di tutto per rilanciare la strada, perché come si sa il cross ha molto più successo, perché i genitori, giustamente, per quanto riguarda la sicurezza dei bambini, preferiscono mandare i bambini nei campi scuola dove non c'è traffico, non c'è pericolo e più di cadere per terra il bambino non può fare, lo capiamo, però stiamo cercando di batterci per la costruzione di ciclodromi che non sono altro che campi scuola per il baby cross, ma anche intorno una pista asfaltata in modo che i bambini pedalino anche con la bicicletta alla strada, perché ricordo sempre che il vero colpo del pedale al corridore, no al bambino, al corridore, quindi parlo più là, lo dà solo esclusivamente la strada. Grazie. We'll be right back.
pomeriggio a tutti, settima tappa Baby Cross Amici per la Bici, quest'anno Memorial intitolato al Bruno Vallorani, settima prova dicevo, ne avremo ancora due per quello che riguarda il Baby Cross Amici per la Bici, quindi per la parte fuoristrada, mentre domenica scorsa si è svolta la prima tappa del circuito strada regionale, grande soddisfazione quest'anno di numeri, numerosissimi ragazzi, mediamente abbiamo intorno ai 150 partenti, quindi comunque grande soddisfazione per la commissione giovanile e per l'intero comitato regionale Lazio. Numeri un po' più bassi per quello che riguarda la strada, a dimostrazione del fatto che comunque il fuoristrada è quant'altro più attraente in una città come Roma o comunque nel Lazio, dove ci sono più difficoltà dal punto di vista della mobilità. Per quanto riguarda i circuiti, le ultime due prove, avremo due prove speciali in quanto assegneranno comunque dei punteggi doppi e questo comunque garantirà quindi a settembre, alla ripresa delle attività, la massima incertezza per quello che è il risultato finale. La chiusura quest'anno sarà il 29 di settembre a Lido dei Pini con organizzazione a cura della SD Team Folcarelli in concomitanza con la seconda tappa del trofeo Lazio Cross, circuito riservato alle categorie agonistiche ed amatoriali per quello che riguarda il ciclocross. Quindi buona vacanza a tutti i ragazzi delle ruote grasse e arrivederci a settembre.